Un re e una regina sbadati s'erano dimenticati di invitare al battesimo della loro piccola Isabella la regina delle nevi, che era una strega, ma più che strega, una maga pericolosissima e permalosissima. E perciò nulla di strano se essi se la videro giungere di gran carriera alla festa e la udirono pronunciare con voce tagliente: come hai potuto dimenticarti, re, di invitare me, la regina delle nevi, al battesimo della tua figliuola? Non hai pensato all'offesa che mi avresti recato? Una dimenticanza imperdonabile. Ti chiedo scusa, mille scuse. Non so proprio. Avresti fatto bene a pensarci prima, perché sai bene che io non tollero questi affronti. Tu oggi sei felice? Io non penso ricorderai questo giorno con piacere, perché io ti punirò. Ecco, porto con me il cuore della tua bimba. T'accorgerai che cosa significherà per lei. Isabella crebbe così bellissima, sì, ma completamente indifferente ad ogni cosa. Non riusciva ad amare nulla e nessuno. Molti principi che la volevano in sposa ne erano rimasti invece offesi. Ed il re un giorno fece perciò bandire un editto. Ascoltate! Ascoltate! Il nostro re promette a quel principe che saprà riportare il cuore della principessina Isabella in possesso della regina delle nevi, la mano della principessa e metà del suo regno. Ascoltate! Ascoltate, cittadini! Il principe argento vivo di forte braccio! Avanti, vieni avanti, nobile principe. Che cosa ti porta qui? Ho ascoltato quanto tu hai fatto bandire e sono qui per sostenere la prova. Ma non ti rendi conto che hai poche probabilità di riuscire e che se non riporterai il cuore di mia figlia, ella non potrà mai volerti bene. So benissimo che è così, ma io voglio sposare tua figlia e riuscirò. Andrò sulla montagna di ghiaccio e riporterò ad Isabella il suo cuore, sperando che poi batta per me. Argento vivo si mise in mare, ma fu colto da una tremenda tempesta e la nave, ragazzi, naufragò. Si salvò lui solo, dopo aver nuotato per ore, raggiungendo una spiaggia sconosciuta. Fu subito però aiutato dagli abitanti e condotto in un gran salone d'un grandissimo castello, ove lo attendeva un uomo alto, pallidissimo, con degli occhi che bruciavano. Argentovivo era agitato. Non aver timore, non temere, sta tranquillo, principe Argentovivo. Qui nessuno vuol farti del male. È stata una fortuna che tu sia riuscito a scamparla in quella tempesta. Tutti i tuoi compagni sono morti. Intanto, tieni, bevi al nostro incontro. Sei un illuso, un illuso. Vedi che non riesci più neppure a guardarmi. Io riesco. Voi laggiù, portatelo via, mettetelo nei sotterranei ed avvertite mia sorella, la regina delle nevi, che il paladino è qui, prigioniero. Portatelo via!
quando si destò, Argentovivo era in una cella altissima con un piccolo finestrino sbarrato molto ma molto in alto. Allora toccò, senza volerlo, una medaglietta che portava al collo ed improvviso udì la voce d'un mago suo padrino. Argentovivo, figliuolo mio, sta tranquillo. Basterà tu apri il piccolo scompartimento che è dietro la medaglietta e prenda la polverina che vi è contenuta. Padrino mio, io non so come ringraziarti. Prendi la polverina, Argentovivo, e continua il tuo viaggio. Sulla spiaggia troverai una barchetta piccolissima. Mettiti in mare e va. La polverina. Oddio, mi sono trasformato! S'era trasformato infatti in uccello e gli fu facile perciò raggiungere il finestrino e di qui la spiaggia ove era proprio la barchetta preannunciata dal padrino. Vi salì e in men che si dica si trovò dinanzi ad un'isola su cui troneggiava su di un'altissima montagna il castello delle nevi. Due colpi d'ala e Argentovivo fu al ponte levatoio. E qui, meravigliatevi ragazzi, s'avvide d'esser tornato uomo. Entrò in una gran sala e si trovò dinanzi proprio la regina delle nevi. So perché sei qui, Argentovivo. Hai osato quanto non so quanti altri sarebbero stati capaci. Tu ami la principessa Isabella. È solo per questo che sono qui, ma anche perché sapevo che tu mi avresti compreso. Il gelo ti è soltanto intorno, non nel cuore. Forse sai fare dei complimenti, ma anche se è così, mi sei simpatico. Eccoti il cuore di Isabella. L'ho già punita per tanti anni. Prendilo e sappilo custodire bene con il tuo affetto. Il cuore ha bisogno di calore perché possa battere sempre. Va ora e corona il tuo sogno. I sogni belli vorremmo tutti che s'avverassero, ma quando è destinato, ragazzi, essi divengono davvero realtà. Argentovivo perciò sposò Isabella, che aveva ormai ritrovato il suo cuore pieno d'ogni sentimento, d'amore e bontà.